Con Fabrizio Ferrari, uno dei curatori del Silent Rome Festival a Villa Farinacci dal 24 al 27 settembre 2020. Fabrizio, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. Tu ti occupi della sezione cinema, raccontaci un po'. Innanzitutto ti faccio una premessa, ecco, questo è un nuovo festival, Silent, proprio perché è un festival tutto in cuffia, quindi silenzio assoluto. Si sta nella Villa Farinacci, ci sono diverse location, c'è una kids area, un book corner, questa Apecar Cinema, ovvero un Apecar con uno schermo messo sopra un 3 metri per 2, quindi abbastanza grande, dove noi ogni sera presenteremo dei film che sono usciti in sala, quindi abbiamo selezionato questi titoli 5 per l'esattezza per questo nuovo Festival di Roma che, tengo a precisare, ha vinto il contributo dell'Estate Romana di Romarama. E quindi sono contento di potermi dedicare a questo nuovo festival che è, insomma, partner del RIF, Roma Independent Film Festival, che io ormai organizzo da più di 19 anni. Com'era nato tutto? Ma il Silent è un'associazione culturale che si chiama Roerso Mondo, che già ha organizzato in Sardegna un festival del genere, e anche a Roma, a Capannelle, anni fa, insieme abbiamo organizzato delle proiezioni con musica, insomma. E quindi, ecco, diciamo, ci sono quattro canali dove in due si potranno ascoltare temi differenti, musicali, un canale dedicato per il cinema e l'altro canale per gli incontri, per le letture del Book Corner. Poi, diciamo che il programma è suddiviso così: il pomeriggio dalle 5 alle 8 letture e kids area per i bambini, mentre invece dalle 8 alle 10 la proiezione del film e dalle 10 in poi fino a mezzanotte l'una le performance live di alcuni musicisti, tra cui Michele Moi, che è uno degli organizzatori, quindi l'idea, diciamo, è sua e di Giulia Campagna. Io mi sono occupato di curare insieme agli altri amici del RIF la sezione cinema. Quindi siamo contenti di partecipare e speriamo, insomma, che non piova, perché parte del festival si terrà all'aperto. I titoli sono 5, cominciamo con Rosa di Katia Colgia, con Lunetta Savino, candidata come miglior attrice ai David di Donatello, e abbiamo in sala la regista. Poi abbiamo Bangla di Paim Bhuiyan, anche questo vincitore dei Nastri d'Argento come miglior commedia nel 2019, e anche qui abbiamo il regista in sala. Poi a seguire La terra dell'abbastanza dei fratelli d'Innocenzo, e poi ultimo film è Gatta Cenerentola di Alessandro Rack, che sarà anche lui nostro ospite, quindi ci sarà la possibilità, dopo ogni presentazione di film, di poter incontrare i registi, domande e risposte, e quindi cogliere un po' le varie tecniche di come è stato girato, le varie idee, la sceneggiatura, insomma, ecco, abbiamo la possibilità di avere incontri con i registi. Per tutte le informazioni, quali riferimenti web ci sono? Silentromefestival.it, e poi abbiamo creato già delle pagine web sul sito con tutto il programma e anche i canali social, Facebook, Twitter e Instagram. Prima edizione del Silent Rome Festival a Villa Farinacci dal 24 al 27 settembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori per quanto riguarda la sezione cinema, Fabrizio Ferrari. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, grazie ancora.